Put your hands up in the air. All'epilogo di questa prima maraton di Visciano. Noi siamo più che soddisfatti di tutto quanto per questo grande operato che è un anno di lavoro, gli amici che hanno organizzato tutto, a partire da Raffaele Sirignano, noi dello staff, io come presidente, anche se sono stato fuori, ringrazio loro soprattutto per l'operato che hanno fatto in mia assenza. Che dire, è stato un percorso fatto magistralmente da Raffaele Sirignano. Se ci sono stati dei problemi chiediamo scusa, anche perché comunque è il nostro primo anno, ci rifaremo sicuramente l'anno prossimo. Che dire, grazie a tutti i partecipanti. Luigi, l'impresa è troppo dura. Maraton, no, io penso non è per tutti. No, ma non è, bisogna ragionare un poco perché per il futuro, perché non penso sia una cosa normale questa. Comunque vi do delle escoriazioni, sei caduto anche. No, vabbè, sarà una spina. Non capivo più niente alla fine, non capivo. Ok, ciao. Stiamo risolvendo un rebus, sperando di riuscire a cavarcela. Per la cronaca è arrivato il primo ferrito e stiamo aspettando che arrivi il secondo della maraton. Che se, più o meno fra quando dovrebbe arrivare, non so quanto. Ma ferrito sopra, al passaggio al riscontro intermedio aveva 12 minuti di vantaggio. Diciamo che in teoria dovrebbe per arrivare il secondo. Ah, Polo Russo. Comunque secondo una maraton. Sì, non è roba da poco. È tosta. Sì, è abbastanza duro. Secondo me è più dura della Sella Ronda, perché è una gara molto tirata, si vede alla sembra.
non sono salite lunghe e poi c'è la discesa lunga che recuperi. Sei sempre a spingere, però in discesa. È d'obbligo intervista per il terzo classificato, Diego Romano. Tutto ok, percorso abbastanza duro per il chilometraggio, per il tempo in bici, perché non siamo abituati a fare tutti questi chilometri, è il tempo. Tutto ok, però percorso segnato bene. Ho visto che a pallino l'hai fatto in volata. Fare pallino in volata è un onore, perché un esperto come lui, veramente un onore, battere pallino. Dove l'avevi pensato questa volata? Dove l'hai pensato? No, lui non stava tanto bene, aveva già campi da un po' di chilometri, quindi diciamo che sono stato favorito da questo. se no me l'aveva date comunque. Si è fatto sgamare? Sì, l'ho visto subito che aveva grave, però lui è una persona eccezionale, quindi è un onore stare vicino a lui. Complimenti per la prestazione. Grazie. Ai nostri microfoni il vincitore della Gran Fondo di Visciano. Ciao a tutti, un bacio alle mie fans, sono sempre più numerose. Eri uno degli attesi, come mai? Ragazzi, troppo duro, arrivati a 2000 metri di dislivello, si è spenta la luce. È un compito un poco difficile prendere questi numeri. No, più che altro l'attesa che è lunga. Da quando stai attendendo? Dall'arrivo dalle 11 e qualcosa, abbiamo cominciato. Ma quanti se ne sono arrivati? Mica me lo sai dire? Nella Gran Fondo? Saranno... Nella Gran Fondo, diciamo. Eravamo 110 e qualcosa, intorno a 110. E si attendono ancora altri concorrenti o non lo sai? Sì, se ne attendono ancora altri, erano 214 partenti. Ok, grazie. Allora, dunque, lui è Pietro in qualità di? Sono il responsabile della mountain bike. Questa è la prima, il primo anno che partecipa a questo? No, non ho mai partecipato. Ho solo allora, dato la mano all'organizzazione. Qualche esperienza in merito? Esperienza non c'è nulla che possa prepararti ad una marathon come questa di Bella Visciano. Bella dura, Molto dura e impegnativa, quindi... Però è soddisfacente, penso. Per chi l'ha conclusa sì, sicuramente, perché credo che portare a termine una gara di questo già solo il fatto di averla conclusa. Tu gareggi pure tu di solito come? Di solito molto molto raramente, quindi molto perché raramente. Perché a livello amatoriale tu fai? Molto amatoriale. Quindi puoi capire la difficoltà di questi ragazzi che hanno partecipato. Ma ci sono tanti che hanno provato a partecipare ma non hanno potuto, praticamente. Voglio dire, già, come dicevo, già solo il fatto di averla conclusa è una cosa importante. Qualcuno prima della gara c'aveva il pennello pronto per farti la barba, anzi qualcuna. Qualcuna si è rasata da sola e si è anche tagliata. Ore 15.06, è il minico. Ancora non si vede. Ci tocca aspettare. We'll be right back.